Ciao bellezze! Allora, è tantissimo tempo che non giro un video. Sono a Napoli e sì, nuova scrivania. Sì, vi farò il video. Boom! È caduta l'agenda. Perché questo video trattava sulle agende, ma in particolare su colei che adesso si è autosuicidata, insomma, la nuova Mr. Wonderful. Ho scelto una giornaliera per quest'anno. Comunque, appunto. La particolarità di questa azienda si può notare già dalla copertina che appunto presenta una scritta olografica, come vedete, potete stare qua le ore praticamente, e abbiamo una spirale che gentilmente Poste Italiane mi ha schiacciato, ma va bene, si riprende, e il solito elastico, preferisco quelle con l'elastico, sì, sono sincera, l'elastico forever. All'interno io vi mostro però così, dai. In questo modo qua, già l'ho vista perché comunque avevo girato questo video, solo che la luce era pessima e quindi adesso sto girando un'altra volta il video sperando che si veda meglio. Comunque all'interno appunto si presenta con questa pagina con sfondo grigio non propriamente scuro e puntini micro bianchi, un righello che è anche una sorta di segnapagina, come si potete ben vedere, appunto non tanto sporgente perché abbiamo pochissimo spazio qui in alto, però dai, non male. Qui abbiamo una tasca che sinceramente avrei preferito avere all'ultimo, ma va bene così, non fa niente. E questa è tipo in plastica, ma di quelle molto morbide. Ovviamente informazioni, essendo appunto un'agenda diario, qui abbiamo una visione dell'orario, non so, provvisorio, mensile, non c'è scritto, ma va bene così, che poi andrò a modificare, anzi, se volete seguitemi per modificarle insieme, perché bene sì, ritornerò con i video sulle agende, anche se comunque non sono più una cartopazza. Ma questa è una cosa che vi spiegherò in un altro video e vi darò il motivo. Abbiamo un calendario, abbiamo delle frasi motivazionali e arriviamo appunto all'impaginazione e quindi al vero e proprio succo della questione. La giornaliera si presenta, aspettate, in questo modo qui. Allora, innanzitutto ho girato la pagina perché il sabato e la domenica si riprendono su un'unica pagina, il che non dispiace affatto. Ovviamente il sabato e la domenica diciamo che non si hanno tanti impegni, tranne per me, che io il sabato e la domenica sono pieni, va bene. Andiamo subito al sodo, ossia la giornaliera si presenta con un calendario micro piccolino che riprende il mese in alto. Qui un telefono e un'email, penso che appunto si riferiscano a chiamate urgenti e altro. E infine qua una torta di compleanno che appunto penso che indichi il compleanno delle persone del giorno. Il che veramente mi piace perché io segniamo nelle altre agende i compleanni, gli onomastici per ricordarmelo sotto alla data, quindi un po' uno scarabocchio. Qua abbiamo sempre sotto alla torta appunto, io vorrei mostrare in modo più carino, sotto la torta abbiamo la prita del giorno e sono tre appunto pallini, tre righe, nulla di che, però dai, ci sta un po' a riprendere l'agenda, il quaderno di Tiger per quanto riguarda il lavoro, quindi carina come idea. Sotto abbiamo oggi mi sento e varie faccine molto molto carine, e questa è una cosa che facevo anche nell'altra agenda, solo che nell'altra agenda alla fine c'era scritto colore il quadratino dell'umore della giornata, molto molto carina, però mi piace che si assistano nella pagina di giorno. Infine da non dimenticare quindi i to-do che apprezzo perché appunto nell'altra agenda poi vi mostrerò, io ho penso consumato una caterva di post-it perché mi scordavo le cose. Abbiamo una frase qui in basso, motivazionale, riflessiva, come si vuol dire. Il settembre, ad esempio, 02 riporta tutto il possibile con entusiasmo e caffè. E sulla seconda ci siamo sicuramente. Lo spazio per scrivere diciamo che è più grande rispetto appunto a una settimanale, si sviluppa in lunghezza e secondo me perde i centimetri qui al lato iniziale, però vengono anche persi dalla novità della Mr. Wonderful, ossia i mesi segnati di qua, quindi come veri e propri tab. Che non mi dispiacciono perché nelle altre agende mettevo dei post-it, etichette per
per segnarmi il mese, sì, la stampante che sta ogni tanto partendo comunque. Alla fine della pagina abbiamo un enorme spazio, perché è veramente tanto come spazio, per le note, il che non mi dispiace perché sempre per un progetto che poi mostrerò, che spero di portare avanti in quest'anno, mi occorre spazio bianco. Quindi nel complesso direi che non è male, anzi molto meglio di quello che mi aspettavo, se non appunto avrei tolto anche i numeri qui, l'orario inutile per quanto mi riguarda. Il sabato e la domenica, o meglio anche le pagine a fianco a questa qui, riprendono sempre lo stesso, quindi umore, priorità, ma hanno anche dei pallini qui in alto, che nelle altre aziende riportava ad esempio con cose da fare, se hanno 24, se siano 48 ore e quant'altro, insomma, non male direi, non è assolutamente male. L'agenda in sé per sé l'ho pagata sui 24 euro, 23 euro circa, quindi è un'agenda da un costo medio alto. È l'agenda che comunque sia, quando ho acquistato la mia prima Mr. Wonderful, mi ero promesso di utilizzarla tutta, e così è stato. E quella Mr. Wonderful la pagai 15 euro tipo al Rinascente di Milano, ma dettagli perché appunto l'hanno già iniziato e mi pare che io l'abbia iniziata ad aprile, sì. Settembre così, abbiamo ottobre, quindi ogni mese si riprende con frasi motivazionali, appunto delle pagine che aiutano appunto lo sviluppo e l'agenda. L'agenda va fino ad agosto, quindi tranquillamente può essere usata come un diario scolastico, e appunto si ferma ad agosto. Ogni mese del tab riprende anche il mese delle pagine, scusatelo, fuori inquadratura. Quindi davvero niente, niente male. Alla fine di tutto l'anno, appunto, che arriva agosto, e abbiamo il 2021 come calendario, da non perdere mai, anche se questa pagina qui, appunto, sarebbe quella dei contatti, io l'avrei totalmente eliminata in quanto la trovo veramente inutile, anche nei diari scolastici di adesso, a meno che non si tratti di diari che appunto riguardano bimbi delle elementari, per me questa qui è totalmente inutile, cioè carta veramente sprecata, perché oggi come oggi chiunque ha un telefonino e si registra i numeri lì sopra. Difatti poi quando si rompono sembriamo i pazzi a cercare i numeri ovunque. Però ecco, mi metti una pagina così grande in cui posso aggiungere se non 10 numeri, ma fammi almeno due colonne, vabbè. Comunque, dietro questa pagina abbiamo appunto che riprende i colori dei tab, i mesi in cui si può risparmiare, tipo comprato, l'importo, il totale del mese, quindi una sorta di sì, un quaderno spese, se così vogliamo dire. Riporta semplicemente le cose che si sono acquistate, ma non quelle che comunque magari stipendi e quant'altro no. Quindi si vede che comunque è fatta per appunto un adolescente o altro che vuole tenere un po' i conti. Però io su questa, che già avevo anche nell'altra agenda, ho fatto un programma in particolare, poi vi mostrerò il tutto. E non vi preoccupate, ve lo mostrerò. Molto spesso dicevo che lo mostrerò e poi sparivo. No, stavolta ci sarò. Liste che ho trovato anche nell'altra agenda, che devo essere sincera, non ho usato particolarmente, se non per due o tre riquadri, quindi avrei abolito una pagina, magari aggiunto per i contatti, ma se dobbiamo farlo, e lasciata solo una. E questa pagina qua preferivo averle all'inizio piuttosto che verso la fine, ma vabbè, sono abitudini che uno deve prendere. Abbiamo appunto due fogli per le liste, e tantissimi fogli di diverse decorazioni per le note, che sinceramente io avrei abolito, in quanto le note, appunto, avendo già spazio qui sotto nei riquadri, anche questo mi sembra un po' troppo eccessivo. Alla fine della Mr. Wonderful abbiamo come sempre i numerosi stickers che appunto si distinguono dagli altri per il lettering usato, per il font usati, diciamo i simboli un po' molto kawaii, e quindi che solitamente io non uso mai. Infatti devo provvedere a staccarli nelle altre agende perché
insomma, vanno usati. Credo che gli stickers Mr. Wonderful sono un po' come i post-it o anche le card della Kikei, sono perfetti. Alla fine, cosa che mi ha sbalordito è che comunque non c'è nelle altre aziende che ho usato, appunto, altri post-it, quindi post-it come to do, quindi che hanno i pallini e tutto quanto, post-it a bandierina, se possiamo dire, freccette, ci sono vari post-it veramente, e appunto sono incollati su un cartoncino che non ci fa intravedere, ci fa solo intravedere, scusate, lo sfondo che appunto si riprende dalla prima pagina della copertina, cioè appunto un puntinato su grigio, un puntinato su grigio, un puntinato bianco su sfondo grigio. Dietro abbiamo appunto la solita copertina Mr. Wonderful, è molto carina. Il peso dell'azienda è un peso consistente, non mi ricordo esattamente la grammatura, però devo dire che rispetto alle altre è abbastanza pesante. Ovviamente se vado a pensare che aggiungere, scrivere e quant'altro porterà altro peso, però veramente nelle altre lo spazio era diventato insostenibile scriverci. Credo di caricarvelo subito dopo questo qui, magari col video se riesco. Prometto di riuscire, di riuscirci, mettiamo così, ma sapere voi cosa ne pensate. E lasciatemi un like se vi fa piacere, e magari in un commento, se non vi piace, scrivetemi anche il motivo e il ciao!